Ciao ragazzi, siamo qua nel nostro store di Milano. Oggi andremo a parlare della nuova Premier rossonera con una particolarità: è una scarpa che potrete decidere voi se tenerla con linguetta o senza. Adesso giriamo la telecamera e andiamo a vedere come togliere la linguetta. Ecco qua la nuova Premier, ragazzi, come possiamo vedere, colore veramente, veramente molto bello. Tutto maglia completamente rossa con delle trame e inserti neri. Come potete vedere, questa è una scarpa completamente in pelle. A differenza delle altre Premier, ci sono stati dei cambiamenti, direi molto importanti. Come possiamo vedere, nella parte laterale della punta è stata irrobustita la pelle per fare in modo che resista di più agli attriti coi campi, soprattutto anche coi campi sintetici. Novità non da poco, se guardiamo il tallone, è stato messo un nuovo simbolo dei leoni che poi viene anche replicato nella tacchettatura sotto insieme al baffo della Nike. I tacchetti sono rimasti sempre uguali. Come potete vedere, la suola ha anche un nuovo sistema per far attaccare meno la terra sotto. E una possibilità che ci dà Nike per questa scarpa qua è decidere se vogliamo la linguetta che copre i lacci, o come le nuove scarpe che si usano adesso, averla senza linguetta. Infatti, alzando la linguetta, prendendo una forbice, ci sono dei trattini che, passando con la forbice, ci permettono di tagliare tutta questa linguetta, mantenendo solamente la scritta Premier col simbolo della Nike. E anche, diciamo, nella versione aggiornata non è per niente brutta. La Premier è una scarpa adatta a tutti i giocatori perché con la pelle ha una tomaia che prende la forma in base al piede di pianta larga, pianta media. È una scarpa che viene utilizzata prevalentemente, ma per la sua classicità, da giocatori centrocampisti centrali o difensori, ma è una scarpa che si può utilizzare in qualsiasi zona del campo.